Zona Verde, in collaborazione con il Gruppo BF e le Stagioni d'Italia. La provincia di Verona è una zona particolarmente vocata alla produzione di vini di ogni tipologia, bianchi, rossi, spumanti e appassiti, eccellenze del Made in Italy che tengono alto il nome del nostro paese in tutto il mondo. Il legame con il territorio è poi indissolubile, un rapporto che approfondiremo in questa puntata. Il viaggio di Zona Verde fa tappa ad Affi, in provincia di Verona, alla cantina Caorsa, una struttura nata nel 1987 con l'intento di vinificare e valorizzare la produzione vitivinicola, oltre che di Affi, delle zone di Cavaillon, Caprino, Pastrengo, Bussolengo, Garda, Castelnuovo del Garda e Bardolino. Conosceremo la storia e l'attività della cantina e le caratteristiche dei vini più noti e apprezzati dal pubblico. Nella parte dedicata al turismo ci sarà come sempre spazio per località a poca distanza dal lago di Garda e dal capoluogo Verona, che possono diventare meta di un'escursione o di un soggiorno. La conclusione sarà affidata alla ricetta preparata e raccontata da Riccardo Zanni, chef della tenuta Il Cicalino di Massa Marittima. Siamo ad Affi, alla cantina Caorsa, per approfondire tutti i segreti della produzione vinicola di questa zona. Quando parliamo di eccellenze italiane nel settore vinicolo, non possiamo non riferirci al territorio del veronese. Sì, la provincia di Verona è una delle più, diciamo, conosciute province d'Italia, sia per quantità ma soprattutto per qualità. In questa provincia si producono le uve che danno origine ai vini famosi, conosciuti in tutto il mondo. Andiamo dal Custozza, al Lugana, al Chiaretto di Bardolino, al Valpolicella, all'Amarone. E la cantina Caorsa è un punto di riferimento per il settore vinicolo della zona del nord-est Italia. Cantina Caorsa è nata quasi 40 anni fa, sempre volontà dell'allora Consorzio Agrario, e l'intento era quello di raccogliere, insomma, le uve vinificate in questa zona per dare valore sia al lavoro degli agricoltori che anche a tutto il territorio. Adesso attualmente abbiamo circa 200 soci. Questo poi è un dato anche che influisce sulla quantità di ettari a disposizione. Certamente. Per la produzione vinicola. Noi abbiamo attualmente circa 650 ettari di proprietà dei soci che ci conferiscono l'uva. Buona parte hanno anche una certa età, perché qui le superfici aziendali sono minime, insomma, ecco, però sicuramente danno prodotti di alta qualità. Pier Giuseppe, parliamo dell'attività che viene svolta da Cantina Caorsa. Cantina Caorsa è di proprietà dei Consorzio Agrario d'Italia, che è una società per azioni che si è formata per l'aggregazione di diversi consorzi agrari in Italia e da Bonifiche Ferraresi, che attualmente è anche il principale socio. Fra le attività principali, insomma, di Consorzio Agrario d'Italia è quella di dare servizi all'agricoltura. È in effetti il più grande player a livello nazionale, e fra questi servizi ci sono tecnici, assistenza tecnica con vendita di prodotti e anche vendita di mezzi per l'agricoltura in genere. Se parliamo di viticoltura, i tecnici seguono direttamente gli agricoltori fin dalla potatura, poi dalle concimazioni, poi direttamente anche i parassitari durante il periodo estivo, fino alla raccolta. Infatti, parlando proprio di fasi di produzione nel settore vinicolo, la vostra peculiarità è quella di garantire la qualità. Assolutamente sì, sappiamo che il vino buono deve provenire da un'uva altrettanto buona. Noi enologi in cantina possiamo solo che peggiorare eventualmente quello che è il prodotto che ci arriva dai viticoltori. Per questo appunto, compatibilmente anche con le condizioni climatiche, perché purtroppo negli anni, non tutti gli anni sono a favore. Non sono sempre facilmente gestibili. No, perché magari ci può essere siccità, ma come quest'anno c'è stato anche il problema di abbondanza, di piogge. Abbondanza, ma più che altro anche di grandinate che hanno intaccato anche alcuni vigneti, insomma, ecco, della zona, e quindi questo logicamente magari rende più problematico, ecco, portare maturazione alle uve. Un altro fattore fondamentale è relativo alla collaborazione dei vostri tecnici con i soci. Assolutamente sì, noi organizziamo anche diverse riunioni durante
durante il periodo dell'anno per aggiornare i soci stessi su quelle che possono essere nuovi metodi di produzione o magari nuovi prodotti, ecco, che si possono utilizzare sempre a basso impatto ambientale. Quindi questa collaborazione risulta molto importante per garantire sempre la qualità poi del vino che viene prodotto. Certamente, noi qui in questa zona produciamo i vini DOC tipici, insomma, ecco, del Lago di Garda, insomma, della Sponda Orientale, insomma, ecco, quindi dal Custoza, Lugana. E infatti veniamo proprio ai vini, vogliamo capire quali vengono prodotti da questa cantina. Le uve che noi raccogliamo sono seguite poi in cantina da ben due enologi, io e il collega Giulio, e anche da un agronomo, e quindi è importante durante il periodo della vinificazione essere tempestivi sulle lavorazioni, che devono essere sempre ben precise per portare poi dei vini di ottima qualità. Abbiamo in precedenza fatto un accenno, voi siete anche produttori di olio d'oliva? Sì, in effetti diversi soci che producono uva hanno anche degli olivi e ci conferiscono queste olive che noi poi facciamo produrre a un olificio terzo e ce lo facciamo imbottigliare e lo proponiamo sempre ai nostri consumatori. In effetti l'olio DOP Garda è uno dei più rinomati, insomma, e anche più pregiati che si trovano in Italia. Per comprendere l'essenza di questi vini è necessario conoscere le caratteristiche del territorio e del clima. Assolutamente sì. Per produrre un vino di grande qualità è un fattore importante quello del territorio. Un piccolo cenno storico che ci tengo a dire, parla di Catone il Censore, un politico storico romano che nel 200 avanti Cristo parla di un vino molto elegante che veniva prodotto proprio in questa zona dove siamo noi oggi. Addirittura questo vino veniva portato nelle zone di Roma, nei banchetti dove a mangiare c'erano gli imperatori come ad esempio Augusto e Cesare. Quindi grazie anche al fatto di essere in una via molto importante già strutturata a livello commerciale tra Verona e Brescia, questo vino si diffuse in tutta la penisola italica. Veniva prodotto dai Reti, una popolazione etrusca, e questo vino veniva definito come retico. Ecco, questo è l'accenno proprio che ci fa capire quanto il vino ci rimandi al passato, alla nostra storia. Assolutamente, quindi penso anche che sia un onore poter lavorare in queste zone, lavorare nel campo vitivinicolo, ma soprattutto è anche una responsabilità per cercare di approcciare sempre più un maggior numero di consumatori che apprezzino i vini Cantina Caorsa. I protagonisti di oggi sono questi vini. Quali sono le etichette più famose? Noi abbiamo una vasta gamma di etichette, partiamo dai vini bianchi, abbiamo vini come ad esempio il Custoza, vini come il Lugana, un vino molto interessante, e vini come ad esempio il Pinot Grigio delle Venezie, una DOC nata da poco che sta avendo un buon riscontro. Abbiamo anche dei vini rosa, il nostro Chiaretto di Bardolino Classico, a cui teniamo molto e sta avendo un ottimo successo soprattutto negli ultimi anni. Vini poi rossi, come ad esempio il Bardolino Classico, siamo nella zona del Bardolino come dicevo, e altri vini come il Valpolicella, vini più strutturati come il Bardolino Superiore, il Ripasso, l'Amarone, e abbiamo anche una linea di bollicine, di spumanti. Abbiamo il Lugana Spumante, il Chiaretto di Bardolino spumantizzato, il nostro Graffio, entrambi i metodi Charmat, un metodo classico, il nostro Eccelso, e una linea di prosecchi per concludere tutta la gamma, Brut Extra Dry e un Rosé Extra Dry millesimato. Giulio, noi abbiamo fatto una selezione di quelli che sono i vini più apprezzati tra i consumatori. Abbiamo tre tipologie di vino, direi che possiamo partire col nostro Chiaretto di Bardolino spumantizzato, il Graffio, possiamo anche assaggiarlo. Un metodo Charmat, quindi è una rifermentazione in autoclave per circa 6 mesi a temperatura controllata, fermentazione lunga. Gli uvaggi sono il Corvina, circa 90%, e la Rondinella, 10%. Vitigni autoctoni della nostra zona che ben si sono adattati al nostro clima e al nostro territorio. Veniamo adesso al bianco, il Lugana. Assolutamente, il Lugana è un vino bianco, siamo nella zona meridionale del Lago di Garda, un vino che cresce in terreni molto particolari, terreni morenici di origine glaciale, molto argillosi. Il vitigno è un Trebbiano di Lugana, comunemente detto nel dialetto locale Turbiana. Possiamo procedere alla degustazione. Alla degustazione. È un giallo paglierino, il colore,
al naso dei sentori molto fruttati. Poi veniamo al rosso. Abbiamo qui il nostro Amarone Cantina Caorsa. L'annata è il 2019, un vino direi iconico perché conosciuto in tutto il mondo. È bello parlare di questo vino perché è un vino di metodo. È un vino di metodo che prevede una messa a riposo delle uve di circa 90 giorni. Gli uvaggi sono il Corvina, in grande maggioranza. Il Corvina, ripeto, è un vitigno autoctono come il Corvinone e la Rondinella. È un'uva che qui ha trovato il suo habitat ideale, e un'uva che dà un prodotto molto fine, molto elegante. Dopo la messa a riposo delle uve, qui abbiamo una disidratazione dell'acino di circa il 30-35%, dove c'è una concentrazione zuccherina, e solo ad allora possiamo iniziare la vinificazione, questa vinificazione che prevede una maturazione di almeno 2 anni in barrique, in queste barrique come possiamo vedere qui, e un ulteriore affinamento poi in acciaio per completare il percorso di evoluzione di questo vino. È davvero molto buono, ovviamente questo è un giudizio da persona non esperta di vini, però molto positivo. Pier Giuseppe, possiamo notare che la struttura è in una fase di restyling. Come possiamo immaginarci Cantina Caorsa nel futuro? Qualche anno fa abbiamo pensato, visto che siamo in una zona molto turistica, è la terza zona, diciamo, turistica in Italia, di intercettare questo flusso turistico per poter presentare direttamente e vendere anche al consumatore i nostri prodotti. Per questo abbiamo progettato, e poi è in fase anche di ultimazione, una nuova struttura all'interno della cantina, dove ci sarà un nuovo punto vendita di 500 metri quadrati, dove potranno essere esposti non solamente i vini, ma anche tutti i prodotti che il nostro gruppo... Annessi, quindi anche la pasta, piuttosto che il riso, piuttosto che l'olio, o magari la passata di pomodoro. Avremo poi una sala di degustazione dedicata sempre ai visitatori, ma anche in gruppo. Ci sarà un ristorante dove poter proporre i prodotti che noi produciamo, quindi dal vino alla pasta e al riso. Avremo poi una parte, diciamo, al piano interrato, dove ci sarà una barriccheria che è visitabile a chi vuole appunto usufruirne e magari poter degustare anche qualche vino particolare. E poi abbiamo anche una sala riunioni da oltre 100 posti, questo principalmente da utilizzare per i nostri soci, ma per chiunque vuole poi utilizzarla. Insomma, non vediamo l'ora di vedere poi il risultato finale di questa bellissima struttura. Speriamo fra qualche mese, insomma, di poter inaugurarla, e voi sarete sicuramente i nostri ospiti ben volentieri. Il territorio del Veronese offre molte occasioni per una visita. Il capoluogo è una città famosissima in tutto il mondo, con la sua storia e i suoi monumenti, a partire dall'arena. Ma ci sono molte località della provincia che vale la pena conoscere, alcune che si affacciano sul lago di Garda e altre che si estendono più nell'entroterra. Il viaggio di oggi farà tappa a Castelnuovo e a Villafranca. Siamo a Castelnuovo del Garda, un paese che ha l'affaccio sul lago tra Peschiera e l'Asise e il cui territorio si estende sulle colline moreniche. Proprio grazie a questa particolare conformazione offre al turista svariate possibilità, tutte ben diverse tra loro. Partiamo dal dato geografico. A livello territoriale Castelnuovo si affaccia sul lago, quindi questo offre un turismo balneare, però ha una parte che si estende nell'entroterra. Castelnuovo del Garda è il comune più popoloso della parte della sponda veronese e si estende per 34 km quadrati e ha ben 6 frazioni. Quindi oltre il lato di Castelnuovo del Garda che dà proprio si affaccia sul lago, abbiamo un entroterra molto interessante, è un entroterra fatto da pianura dalle colline moreniche. Questo permette un turismo variegato, a 360 gradi, ce n'è per tutti i gusti, possiamo dire. Sì, offre tantissime opportunità a Castelnuovo del Garda, perché qui proprio ognuno può fare la vacanza che meglio desidera. Si può spaziare dalla storia, dall'enogastronomia, dalla natura e dallo sport.
Partiamo dal turismo balneare. Abbiamo ben tre lidi, il Lido Campanello, il Lido Gasparina e il Lido Ronchi. Abbiamo questa, la possibilità di fare più sport, in particolare qui fanno soprattutto canoe e SUP, ma anche tutti gli altri sport acquatici. Ecco, ci si può concedere dei momenti di relax con delle passeggiate al lago e altri più sportivi e più dinamici. Le passeggiate, lo slow tourism, la possibilità quindi di godersi il lago è la cosa più meravigliosa che abbiamo sul nostro territorio, ma anche ci sono la possibilità di andare in bicicletta e quindi tantissimi percorsi ciclabili che non solo si affacciano sul lago ma nell'entroterra, quindi tra i vigneti e gli olivi. E c'è anche poi la possibilità di godere un po' del lato storico di questa città. C'è tanta storia da scoprire a Castelnuovo del Garda. Siamo terre che hanno visto il risorgimento italiano e quindi abbiamo più fatti storici che sono accaduti tra noi. Il centro storico, quindi Castelnuovo, ha vissuto anche momenti drammatici come l'11 aprile 1848 in cui viene rasa al suolo, poi è sempre riuscita a ripartire, quindi anche un bel messaggio da Castelnuovo del Garda che parte, quindi di rinascita, o elementi che hanno fatto la storia italiana come le battaglie di Oliosi e l'episodio della bandiera gloriosa di Oliosi. Questa bandiera è un po' una chicca di questa città. La bandiera di Oliosi ha già aperto anche la sfilata del 2 giugno a Roma della Repubblica, siamo riusciti a portarla qui nel nostro territorio creandole uno spazio museale. La storia della bandiera è una storia molto particolare. A Casabenati alcuni militari che si ritrovarono ormai sconfitti, quasi pronti alla resa, decisero di non dare agli austriaci la bandiera e quindi la spezzettarono in più parti con la speranza poi di rivedersi e di ricostituire la bandiera. E questo poi accadde e quindi questo è veramente un momento di alto patriottismo in cui questa bandiera adesso c'è, esiste, è nel nostro spazio museale e noi siamo orgogliosi di poterla mostrare e farla vedere anche alle nuove generazioni. Non mancano poi edifici e monumenti che vale la pena visitare. Noi ad esempio ci troviamo sotto una torre che è il simbolo di Castelnuovo. Questa è la Torre Viscontea, è il simbolo di Castelnuovo del Garda, è una torre molto molto bella da visitare, e vicino anche la chiesa di Santa Maria Nascente, una chiesa importante, una chiesa che si può, che adesso è appena stata anche restaurata all'esterno e che si può vedere anche all'interno, dove c'è un dipinto che raffigura quello che è accaduto l'11 aprile 1848. E anche qui un elemento di rinascita, cioè c'è una donna con i bambini che sfugge alle barbarie degli austriaci e da lì è ripartito Castelnuovo del Garda. Poi abbiamo anche altri elementi, perché anche nell'altra frazione di Sandrà ci sono delle chiese particolari, storiche da poter vedere, e a Cavalcaselle in particolare c'è la chiesa di Santa Maria degli Angeli che sorge sul Colle San Lorenzo, e dal Colle San Lorenzo si può vedere il lago ed è un qualcosa di molto a cui i cittadini di Cavalcaselle tengono tanto, perché appartiene al loro cuore e alla loro tradizione. Torniamo, Sindaco, all'idea del turismo a 360 gradi, perché questa è una zona ricca di parchi di divertimento. Sì, siamo soprattutto conosciuti per i parchi di divertimento, ma io ci tengo a dire che abbiamo anche molto di più. Però chi viene a Castelnuovo del Garda viene a divertirsi e quindi ha più possibilità, perché come ben sapete c'è Gardaland, c'è vicino Movieland, Carnival World, c'è vicino il parco Natura Viva e anche il parco Giardino Sigurtà è facilmente raggiungibile da Castelnuovo del Garda. Quindi siamo al centro dei parchi. A proposito di sport, c'è una curiosità calcistica, perché in questa zona si allena l'Hellas Verona, un club di Serie A. Sì, siamo orgogliosi di avere l'Hellas Verona sul nostro territorio, anche perché abbiamo un legame molto stretto con questa squadra, perché ben due presidenti erano di origine di Castelnuovo del Garda, Giovanni Martinelli di Sandrà e il Conte Arvedi di Cavalcaselle, e quindi è sempre stato un legame molto forte tra la squadra della città e Castelnuovo del Garda. Questa è la zona di uliveti e vigneti, importante dunque l'aspetto enogastronomico. È fondamentale l'aspetto enogastronomico, perché proprio è un territorio da gustare. Noi abbiamo vino, abbiamo grappe, abbiamo l'olio, abbiamo formaggi, abbiamo mele, abbiamo il pesce di lago. Abbiamo quindi la possibilità per il turista, ma anche per i nostri cittadini, di gustare tutti questi piatti.
Villafranca si trova in una posizione intermedia tra Verona e Mantova. Molte le testimonianze che fanno riferimento al periodo medievale, una città d'arte che ha avuto però una certa rilevanza dal punto di vista militare. Non mancano infatti edifici e monumenti che ne richiamano il glorioso passato. Una città che offre storia, cultura e tanti luoghi da visitare, come appunto il castello dove ci troviamo, che è cornice di tanti eventi durante l'anno, ma è anche custode di una parte di storia significativa per la città e non solo. Ecco perché arrivare a Villafranca vuol dire fare un tuffo nel passato, infatti qui ci troviamo nel castello, che è simbolo di questa città. Sì, è il simbolo della città e ci aiuta a fare un tuffo nel passato, in particolare nella storia. Villafranca è protagonista della storia medievale grazie al suo castello. Con il suo castello rivive la storia del Medioevo con tanti eventi che organizziamo anche di rievocazione storica all'interno di queste mura e non solo, ma è stata protagonista anche del percorso che ha portato all'Unità d'Italia e quindi della parte risorgimentale della storia italiana. Anche Palazzo Bottagiso è una perla del nostro territorio che invito a visitare in quanto è stata sede dell'incontro dei preliminari di pace tra Francesco Giuseppe e Napoleone III. Che poi si tratta di un episodio step fondamentale dell'Unità d'Italia. Assolutamente sì, assieme all'episodio del Quadrato, dove le nostre truppe hanno difeso il principe in un episodio storico importante appunto che ha portato poi anche all'Unità d'Italia e quindi diciamo che la parte risorgimentale ha in Villafranca una grande sede a livello nazionale per quella che è la propria storia. Quali sono i monumenti che un turista non può perdersi? Sicuramente questo castello che è stato recentemente restaurato. Qui siamo nella Piazza d'Armi che è sede di tanti concerti durante l'anno, di tanti eventi, ma abbiamo recentemente... uno spazio molto grande. È uno spazio enorme, ha una capienza infatti di 9.000 persone, quindi è in grado di accogliere eventi anche internazionali, ma soprattutto da pochi mesi è diventato anche museo. Abbiamo recentemente aperto i camminamenti del castello, questo castello è anche polo museale, quindi ha la possibilità di far rivivere attraverso le proprie stanze, attraverso la visita delle torri, il Medioevo alla gente che decide di visitarlo, quindi attraverso la spiegazione di tutte le sue fasi evolutive e le sue fasi di costruzione. Poi sicuramente c'è Palazzo Bottagisio con la sua sala del trattato che ha accolto i due imperatori, il museo e le sale dal pian terreno che ospitano anche importanti mostre a livello nazionale. Villafranca era molto importante sul fronte militare, soprattutto per la posizione strategica. Assolutamente sì, una posizione strategica che lo è anche tuttora per quanto riguarda l'accoglienza turistica, perché Villafranca è esattamente a metà tra Verona e Mantova e quindi sicuramente strategica anche da questo punto di vista per l'accoglienza turistica. Senza dimenticare il lago di Garda, infatti sono tanti anche i percorsi che stiamo intraprendendo con i comuni limitrofi, siamo parte delle città murate, siamo parte del Museo Diffuso del Risorgimento. Un gioiello, la realizzazione del sogno del suo fondatore, l'imprenditore Luciano Nicolis. Un contenitore di culture e di idee con ben 10 collezioni. A Villafranca dal 2000 c'è l'omonimo Museo Nicolis, una delle strutture private più importanti in Italia e in Europa. Il Museo Nicolis è proprio il coronamento della vita di mio padre. All'interno esponiamo centinaia di auto d'epoca, ma non solo, anche moto, bici, strumenti musicali, opere dell'ingegno umano, persino volanti della Formula 1, macchine fotografiche. È un po' il viaggio nel tempo del Novecento, quindi un'esperienza davvero molto coinvolgente alla portata di tutti. Ecco, tutto nasce dal sogno, dalla passione di suo papà che appunto ha voluto collezionare tantissimi oggetti, quindi appartenenti al mondo della tecnica e della meccanica. Sì, lui era molto curioso di tutta quella che è stata poi l'evoluzione dell'ingegno umano in quanto uomo degli anni 30, quindi aveva vissuto sia il periodo della povertà che della guerra che del dopoguerra, quindi il famoso miracolo economico italiano e quindi questa fame di cambiare anche l'automobile, evolversi ed innovare anche la sua vita personale, per cui è stato un po' un viaggio in pari passo con quella che è stata la sua esperienza esistenziale. Infatti io dico sempre, qui trovate la collezione di Luciano Nicolis, che è un po' la collezione proprio di chi ha vissuto sulla sua pelle anche l'evoluzione dell'automobile. Questo viene definito come contenitore di culture e di idee. Assolutamente è così, perché non ci definiamo un museo tradizionale, per quanto noi chiaramente siamo aperti al pubblico in modo assolutamente comune, e però avvengono sempre tante cose nuove, ci sono eventi ogni settimana, lavoriamo molto anche con il mondo del cinema, della televisione, dei social in questo momento, e quindi un museo
museo molto attivo anche da un punto di vista proprio di creatività e comunicazione. Questo perché vogliamo entrare nelle case di tutti e soprattutto vogliamo catturare l'attenzione dei giovani. Noi oggi vorremmo fare un po' un tour virtuale. Come è strutturato questo museo? Allora, noi partiamo con un'esposizione assolutamente cronologica dell'invenzione del motore a scoppio di benzina, che tra l'altro è stato brevettato dal veronese Enrico Bernardi. Ovviamente esponiamo l'automobile di Benz, la Model 1, e poi via via a seguire tutta l'evoluzione storica dell'auto e rappresentando un po' tutti i marchi che hanno fatto la storia d'Italia, ma non solo, perché abbiamo anche Bugatti, Avion Voisin, macchine straniere, quindi rappresentiamo anche, diciamo, i momenti importanti dell'evoluzione, come la Ford T, la prima macchina con la catena di montaggio, e poi abbiamo tanti esemplari unici. Questa forse è un'altra delle particolarità della nostra esposizione, ci sono tanti oggetti molto rari. Qui, Silvia, sono raccolte 10 collezioni. Sì, sono 10, perché, come dicevo, comunque il papà era appassionato di tutto ciò che era meccanica. Infatti il fil rouge di tutte 10 le collezioni è proprio l'applicazione tecnica. Qui troviamo tanti oggetti anche della quotidianità, della vita comune, in cui sono stati applicati dei processi proprio tecnici. Infatti questo possiamo definirlo un po' come uno spaccato della storia d'Italia. Assolutamente. Io amo proprio ricordare quanto il nostro paese abbia contribuito non solo nella storia nazionale ma internazionale di tutti questi processi innovativi. Il nostro è infatti un museo d'impresa, noi aderiamo proprio a Musei Impresa, che è l'associazione che rappresenta anche il manufatto, il Made in Italy, la storia dell'industria, ed è quello che a noi piace proprio rimarcare, no? Quello che è la storia del nostro paese attraverso il manufatto e il prodotto. Veronese, terra di vini e di posti incantevoli, ci spostiamo nella cucina dello chef Zanni. Anche oggi facciamo una ricetta di dolce, una ricetta tradizionale dei cantucci toscani, che è una ricetta semplicissima, che andiamo ad arricchire con una crema pasticcera profumata al vin santo. Iniziamo subito con la ricetta. Mettiamo in una bolla della farina, un doppio zero classicissimo, ci aggiungiamo del lievito vanigliato. Mescoliamo leggermente, dopodiché dello zucchero, la buccia di un'arancia. Io le lascio a bagno con acqua e bicarbonato per circa un'ora, poi le sciacquo bene e le asciugo in maniera tale che, se fossero trattate, andiamo a togliere tutta la parte, diciamo, chimica di trattamenti che hanno. Se riuscite a trovare un'arancia biologica non trattata, sarebbe meglio. Stesso discorso per il limone. Comunque, anche quando trovo un'arancia non trattata, io lo stesso trattamento glielo vado a fare, perché rimane sempre, noi usiamo la parte della buccia che è la parte esterna, che va a contatto un po' con tutto quello che si trova intorno. Ok, dopodiché le uova. Iniziamo prima a mescolare con una forchetta e dopodiché andremo a lavorare con le mani. Come avete visto, ancora non ho messo le mandorle, che dovremo andare a trattare scaldandole leggermente. Perché? Perché le mandorle vanno aggiunte al nostro impasto da calde, tostate, ma tostate leggere. Perciò, mentre facciamo l'impasto, andiamo a scaldare le nostre mandorle. Io impasto sempre in una bowl per non sporcare tutto il banco che ho intorno, e poi passo sul banco quando l'impasto è quasi pronto e va soltanto terminato. Anche questo è un impasto che non va lavorato molto. Una volta che abbiamo la nostra consistenza, ci fermiamo. Possiamo controllare con le mani quando il nostro prodotto sarà caldo, non deve essere bollente, deve essere soltanto caldo. Questo perché lo facciamo? Perché altrimenti, se le aggiungiamo fredde all'impasto, una volta che le andiamo a cuocere, quando andiamo a tagliare, le mandorle si staccheranno dall'impasto. Invece in questo modo le mandorle rimarranno attaccate all'impasto e non avremo buchi nei nostri cantucci. Ok.
Ok, se vedete che il vostro impasto tende ad attaccare leggermente, vi aiutate con un tarocco o con una spatolina in plastica. Possiamo direttamente formare dei piccoli filoncini che poi andremo a cuocere in forno. Ci aiutiamo con una punta di farina in più. Prendiamo una teglia da forno, posizioniamo i nostri filoncini e adesso li andiamo a mettere in forno a 160 gradi per 20-25 minuti. Nel tempo che abbiamo i cantucci a cuocere in forno, prepariamo una crema pasticcera. La facciamo profumata al vinsanto. Mettiamo del latte, ci aggiungiamo la maizena. Come vedete aggiungiamo sempre l'amido in un liquido freddo e poco grasso. Dopodiché il tuorlo d'uovo, lo zucchero, mescoliamo il tutto. Ci manca soltanto il vinsanto che andremo ad aggiungere all'ultimo minuto in maniera tale che manterrà per bene i profumi di vino. Portiamo su fuoco fino ad avere la temperatura giusta. Noi continuiamo a cuocere la crema fino a quando non avremo la giusta consistenza. Calcolate che sopra gli 87-88 gradi la nostra maizena già inizierà ad agire perché gli amidi si andranno ad addensare. Proprio all'ultimo minuto andiamo ad aggiungere il vinsanto, cuociamo ancora per un minuto, non di più. Emulsioniamo bene la nostra crema. E poi la togliamo subito dal pentolino, la passiamo in un altro contenitore. E adesso, per non fargli fare la pellicola sopra, andremo a coprirla con della pellicola. La possiamo mantenere a temperatura ambiente se la serviamo entro 30 minuti, 45 minuti dal momento che l'abbiamo fatta. Altresì la mettiamo in frigo e la tiriamo fuori dal frigorifero circa 15 minuti prima del servizio. Abbiamo appena tirato fuori i nostri cantucci dal forno, gli diamo una lucidata con un pochino di tuorlo d'uovo mescolato con un pochino di latte, non ne usiamo tanto. Questa è un'operazione in più se volete il vostro biscotto lucido, altrimenti se lo preferite opaco potete tranquillamente lasciarlo senza il lucido sopra. Dopodiché direttamente a caldo, non bollentissimo ma a caldo, li portiamo su un tagliere e facciamo un taglio a losanga, ossia un taglio obliquo. Li rimettiamo sulla nostra teglia per farli asciugare leggermente ancora in forno. Come vedete, le mandorle rimangono bene all'interno e non si vanno a staccare. È il trucco che abbiamo spiegato prima di scaldare le mandorle prima di mischiarle all'impasto. Adesso li andiamo ad asciugare in forno a 120-140 gradi massimo per 4-5 minuti, non di più. Ecco i nostri cantucci belli pronti, li andiamo a disporre su un piatto. Prima ci prepariamo una ciotolina con la crema, dopodiché mettiamo un pochino di zucchero a velo, la nostra ciotolina, i nostri bei cantuccini, terniamo il piatto con un bicchierino di vinsanto.
i nostri cantucci toscani con la crema al vin santo sono pronti. Cantucci toscani con crema pasticcera al vin santo. Ricetta per 6-8 persone. Ingredienti per i cantucci: 280 g di farina 00, 2 uova, 150 g di zucchero, 125 g di mandorle con pelle, 4 g di lievito, buccia grattugiata di un'arancia, buccia grattugiata di un limone, un pizzico di sale. Per la crema al vin santo, 280 g di latte intero, 40 g di vin santo, 50 g di tuorli, 30 g di amido di mais, un pizzico di sale, un tuorlo più latte per lucidare. Procedimento. Per i cantucci. Mescolare bene le uova con lo zucchero, aggiungere il sale e la buccia degli agrumi, setacciare la farina con il lievito, poi gradualmente incorporarla al composto di uova e zucchero. Fare lo stesso con le mandorle. Formare filoncini di circa 3 cm di diametro. Poggiarli, ben distanziati, su una teglia con carta forno. Cuocere in forno a 160 gradi per 30 minuti. Togliere dal forno, lucidare con il composto di tuorlo e latte aiutandosi con un pennello. Fare intiepidire, poi tagliare trasversalmente in pezzi da circa 1,5 cm. Mettere di nuovo in una teglia e asciugare in forno a 120 gradi per 5 minuti. Far raffreddare prima di conservare in un barattolo ben chiuso. Per la crema al vin santo. In una pentola della giusta capienza portare a ebollizione il latte con il pizzico di sale. Sbattere i tuorli con lo zucchero, aggiungere l'amido, stemperare il latte nel composto a base di tuorlo e mescolare bene. Aggiungere il vin santo e portare di nuovo su fiamma fino al leggero bollore girando continuamente. Cambiare velocemente contenitore e coprire con pellicola a contatto. Raffreddare in frigorifero, mantecare bene con una frusta prima di servire. Per il piatto, posizionare 5 cantucci, una ciotolina con la crema e un bicchierino di vin santo. La nascita del vino vanta origini antichissime. Basti pensare che le prime viti selvatiche sono apparse sulla Terra 60 milioni di anni fa. Quelle da vino sono più giovani, visto che risalgono ad 1 milione di anni fa. La viticoltura, secondo le ultime ricostruzioni, è iniziata circa 10.000 anni fa, nella cosiddetta Mezzaluna Fertile, la storica zona del Medio Oriente che si estende tra i monti del Caucaso e l'Egitto. Tutte le grandi civiltà hanno creato miti legati all'invenzione del vino. Nella Bibbia il merito viene dato a Noè dopo il diluvio universale. I persiani l'attribuirono all'eroico Shah Jamshid, i greci al dio Dioniso, Bacco per i romani. Venendo ai giorni nostri, per i produttori di vino è una fase di sfide. La congiuntura non è semplice. Gli ultimi dati relativi all'export, ad esempio, nella prima parte del 2023, parlano di un freno nelle vendite di spiriti e di aceti e di sostanziale tenuta proprio per il vino italiano. Un dato rilevante se si considera che il 2022, anno post-Covid, era stato un anno record. Non soltanto altri paesi tradizionalmente esportatori come Spagna, Australia, Cile e Stati Uniti hanno registrato un netto calo. Una congiuntura comunque non semplice, con una via che è stata tracciata da Federvini: fare sistema di fronte alle sfide internazionali e difendere uno dei settori più rappresentativi del nostro paese. Thank you.
Zona Verde, in collaborazione con il Gruppo BF e le Stagioni d'Italia.